Ciao, vediamo un po' alcune evidenze che sono emerse rispetto alla questione scuola. Allora, sulla questione scuola ci sono, diciamo, c'è l'accordo assoluto da parte di medici, da parte di psicologi, anche di psichiatri, i danni che possono avere i bambini non andando a scuola, quindi non avendo questa socializzazione, o andando a scuola dove non gli è consentito il contatto fisico, dove non gli è consentito il contatto visivo con tutta la faccia, dove devono vivere dentro a una situazione veramente surreale di non contatto, i danni sono tutti piuttosto unanimi nell'affermare che sarebbero immensi e si protrarrebbero per la vita di queste persone. Ricordiamoci che ci sono stati casi in passato dove si è visto che i bambini che non venivano toccati, a cui non venivano passate cure fisiche, bambini che non avevano contatto fisico, morivano. Ti deve bastare questo come riferimento. Vivere in una situazione di paura continua, di contagio, di attenzione, non può che provocare psicosi e problemi che queste persone si porteranno per tutta la vita. Quindi questo direi che è abbastanza assodato. Il danno è grandissimo. Bene, perché si è scelto di chiudere la scuola, però? Perché si pensava che questo coronavirus funzionasse come una normale influenza. Quindi l'influenza aveva il suo covo per infettare il mondo, la culla dei contagi era nella scuola. I bambini vanno lì e tutti sanno che se i bambini vanno lì, poi dopo c'è il contagio, eccetera, eccetera, portano a casa, spargono, ecco. Però questo si pensava prima quando non si conosceva il virus. Adesso ci sono delle evidenze medico-scientifiche totalmente diverse. Citiamo due o tre casi, tanto per avere qualche certezza. La scuola è ripartita in giugno in Inghilterra e ci sono andati 1.600.000 bambini, 1.600.000 bambini, ragazzi, e di questi 1.600.000, inclusi gli insegnanti, ci sono stati in totale 180 casi. 180 casi di cui nessun ragazzo in ospedale, un insegnante in ospedale, quindi pochissimi casi e anche poco gravi. Tanto per capire, nello stesso periodo in Inghilterra c'erano stati 25.470 casi in tutto il paese, stesso periodo, quindi 180, 25.470. È la prima dimostrazione che la scuola non è la culla delle infezioni e dei contagi. In Islanda su 36.500 persone non c'è stato un solo caso di figli che abbiano infettato i genitori. Allo stesse conclusioni arrivano team italiani. In Svizzera hanno deciso che i bambini possono tornare a abbracciare i nonni, e quindi non è più come si pensava. Le dimostrazioni, le evidenze, ripeto, non le teorie, le evidenze dimostrano questo. A fronte di questo, però, dove siamo? Siamo in una scuola che vuole, sta parlando di ripartire con dei regolamenti assolutamente inattuabili. Inattuabili perché i medici non ci sono e gli insegnanti devono fare i medici. Quindi l'insegnante, il bidello, chiunque senta. C'è scritto parole stranissime dentro questi regolamenti. Chiunque senta starnutire, tossire, e abbia idea che possa essere un motivo di Covid, ecco, allora deve far partire tutta una procedura d'emergenza. Allora immaginiamoci come questo sia fattibile. Come questo sia fattibile in una scuola dove, andando verso l'inverno, i bambini starnutiranno, tossiranno normalmente, sarà la normalità. Ecco. Tutto questo creerà una situazione di panico assolutamente ingestibile e quindi gli insegnanti, i dirigenti scolastici, chiunque provi a mettere il cervello un attimino su questa situazione, capirà che non è possibile. Gli spazi Covid dove confinare i sospetti casi e le situazioni non sono situazioni gestibili, ma proprio fisicamente. Se si apre con queste regole, si chiude dopodomani. Molto semplice da capire. Ultimo aspetto che riguarda proprio i genitori, ci sono i patti di corresponsabilità con le scuole. Ecco, i patti di corresponsabilità, i genitori non sono obbligati a firmarli così come sono, questo lo dobbiamo sapere. È bene che li leggano, è bene che li capiscano, che chiedano cosa non è chiaro ed eventualmente li modifichino. No, su sta roba non sono d'accordo, ci tiri una riga, correggi, poi firmi. Chiediamo. Ecco, il messaggio che deve passare importantissimo per i genitori, ma anche per gli insegnanti, anche per i dirigenti, è di chiedere.
dirigente scolastico che mi ha detto: non capisco dove sono finiti quei genitori che venivano a protestare in maniera vibrante perché il figlio gli avevi dato 7, invece meritava 8, e adesso non viene nessuno invece a dirmi che il figlio merita probabilmente una scuola di contatto fisico, di persona, di vita, e invece noi gli stiamo programmando una scuola di morte. Ecco, questi quattro concetti al volo sulla scuola.